Questo programma si chiama Si salvi chi può. Chi può? Va su Napoli TV 4 volte alla settimana e conduce Valentina Persia, poi c'è Antonio Fiorillo, Valerio Naccarato, Luigi D'Amurrino, Mimmo Dani, Migliaccio e Carrino, Antonio Rossi, Lino Bianca Sollazzo, Antonio Dorsi. Bianca Sollazzo è bellissimo. Fabio Esibisco da Cocrun, il Festival Italiano che cantano, poi allieta tutto la regia di Sergio Zecca. E i testi di Luciano Reca. No, mi sento male, mi sovviene l'eterno e le morte stagioni. Che cosa vuoi sapere? Che cosa vogliamo che dire? Che programma è? E allora, voi due che fate? Allora, il programma è come struttura, vedi come parlo bene, struttura, anche in dizione, televisivo, struttura. Come struttura, come format televisivo, un varietà. Un varietà. Un varietà anomalo. Un varietà anomalo perché insomma è questa strada di Napoli, questo vicolo di Napoli dove si avvicendano tanti personaggi che vengono a disturbare Valentina, che alla fine è una sorta di boss al femminile, no? Tipo come una si può dire, incastrata in una strada a fare incastrata. Tu sei senza in, però sei una presentatrice, tu sei solo un castro. Sì, una presentatrice incastrata all'interno di questa sorta di vicolo di Valentina Napoli. È l'unica non napoletana, cioè Valentina è l'unica non napoletana, no, pure ci sta qualcuno non napoletano, ci sono persone che vengono insomma dalla provincia, Palma Campani, chi viene da Lusciano, gente vengono da Grumo, Cadence, un saluto a Pino Cristiano, e poi che cosa vogliamo dire più? Noi facciamo un personaggio di un ragazzo alto cornuto, tu sei... Non si può dire in televisione questa parola. Ragazzo tradito. Ragazzo non si può dire. E come devo dire, un attore tradito? No! E poi che cosa... Stiamo spiegando, tu che cosa fai? Io faccio questo personaggio... Adele. Questo ragazzo è innamorato... Adele, chiamami, ti prego, Adele, chiamami, Adele, chiamami... Quindi, il Patutis, che è quindi un personaggio, insomma, tradito dalla sua fidanzata, che comunque... Che Adele... Vuole riconquistare. Vorrei riconquistare, però, insomma, questa fidanzata mi... Ne lo tradisce ancora. No, tradisce, non è questa parola, diciamo... Che stia parola? Si intrattiene con altre persone. Diciamo nei talami di questi ragazzi. Perfetto, ma quando parlo non è niente, noi veniamo dal dalla teatro. Scuola di Oscar Di Maio. Abbiamo fatto 3 anni di Recafuori, poi abbiamo passato il provino e fatto pure Guardia Scellare. Ci abbiamo messo un anno per fare questo pezzo. E poi ci sono, veramente, poi, diciamo, parlando degli attori che ci sono in questo programma, c'è Pierpaolo D'Antonio, c'è Giulio Carfora. Carmela Chienese, insomma tutti i ragazzi insomma, di questo vivaio della non CBA, vivaio, di questo centro delle produzioni artistiche, mi è pianto, un Salvatore. Scusa. Faccio qualche domanda. Ma un'altra domanda. Voi avete fatto anche televisione cosiddetta nazionale o generalista? Sì, insomma da solo ho avuto queste esperienze, questa trasmissione che abbiamo fatto ormai un po' tutti, che è La Sai l'ultima, delle trasmissioni delle Barzellette, poi ho fatto l'ultimo capolavoro di Bubi Avati. L'ultimo film di Bubi Avati, che è La seconda notte di nozze, ho fatto L'inviato ai pacchi quando c'era ancora Bonolis, Le stelle del Mediterraneo, Domenica Inn, Ciao Darwin, le televendite a Ciao Darwin, te le vendite pure fatte? Te le vendite le cazzette. E Antonio, autore di questo programma, Luciano Recano. La tensione sì, facendo una televisione che sai che guarda tutto il paese oppure una televisione locale è differente oppure no, io credo che insomma che in questo lavoro, cercando di essere seri perlomeno in questa risposta, bisogna mettere l'impegno e la passione in ogni cosa che si fa, da quando andiamo a fare la festa di piazza a quando poi insomma siamo più fortunati, siamo su un set cinematografico televisivo a livello nazionale. Insomma, la televisione locale noi la facciamo anche per divertirci, è un divertimento, no? Noi veniamo la mattina qua. Vabbè, per te il lavoro per me è un hobby. No, vabbè, insomma, questo... è un hobby, per lui è lavoro. Al di là del lavoro, insomma, è una cosa per pure per divertirci, per provare dei personaggi, per vedere. Una sorta di laboratorio. Una sorta, bravo, di laboratorio. Un anno ci abbiamo messo.